Buonasera a tutti, siamo alla seconda puntata di Grazia, Graziella e Grazia al Calcio. Guarda che esordio, eh? Guarda che esordio, non hanno me, eh? Il microfono? Microfono sì, telecamera no. Siamo al buio. Come va questa seconda puntata? Queste grazie, mi sembra, insomma, siamo un po' a desiderare. Come va sulla grazia? Imprevisti, ma noi andiamo avanti lo stesso e comunque grazie ai nostri ospiti di stasera che presenterò tra poco. Intanto voglio subitissimo fare gli auguri di buon compleanno al nostro presidente Piero Gradassi. Tantissimi auguri presidente, mi perdonerà se non gli canto la canzone e Happy Birthday my Mr. President come fece. Provalo un po'. No, assolutamente, ho sempre la mia dignità. Provalo. Ti ringrazio. No, non sono né sensuale e né brava come la Marilyn, però il pensiero c'è andato. Per il mio presidente. Sì. Allora, ecco, ascoltate questi auguri esattamente come Marilyn fa con John Kennedy. John Kennedy. Inoltre un grandissimo in bocca al lupo per la sua salute perché ha avuto dei problemi. Quella di John Fitzgerald Kennedy? Piero. Non ho voluto parlare nella scorsa puntata perché la situazione era sempre da chiarire. Ora invece è in convalescenza. Speriamo di rivederlo presto allo stadio e sicuramente sarà così. Del resto, senza il nostro presidente, andiamo da poche parti. Quindi, ciao Piero. Sì. Vedo che vi siete, belli, attenzione, manca la barabottina, la seconda grazia, però vi siete adattati bene, il calcio, intanto si fa calcio dopo, intanto si beve, si gozzoviglia. Bene, è questo che vogliamo da questa trasmissione. Bene, quindi, rispetto all'altra puntata, rispetto alla prima puntata, ti vedo molto smart. Sono carichissima, è stata una settimana granata questa. Esatto, due partite. Quindi siamo carichi, punti, Il cielo si è tinto di granata questo sabato. Anche qui lo studio abbiamo iniziato a tingere un po' di granata. Però era anche l'ora, Abbiamo un pupazzetto, la nostra mascotte. Guardiamolo, osserviamolo bene. C'è anche un nome, Gino. Sta qui con me Gino. Ciao Gino, portaci fortuna per le prossime puntate. Ciao Gino, portaci vicino alla Serie B. Il sogno non si è sfumato comunque vedendo questi ultimi risultati, tutt'altro. E torniamo a noi, a questa seconda puntata e presentiamo i nostri ospiti. Abbiamo qui Oriano Vissani, dirigente, accompagnatore, allievi nazionale Pontedera, se non che tifoso storico del Pontedera Calcio e della nostra città. Sono orgogliosissima di averlo qui. Grazie della tua presenza, che a breve ci spiegherà come è andato il settore giovanile. Benissimo, do queste anticipazioni. Siamo tutti contenti dei nostri ragazzi. Presentiamolo. Poi, aspetta, siamo tutti, non c'ero. Non so come che ha fatto il Pontedera, cioè, presenta l'altro ospite. Con lui parleremo di cosa ha fatto il nostro mitico Pontedera. Lui chi è? Stefano Canegallo, lui è qui come tifoso, esponente Gino Baldini, del club Gino Baldini. Come il nostro pupazzetto, Gino, uguale. Uguale. Forse un po' di storia la conosco, ecco che gli ho dato questo nome, forse. Bene, e grazie a tutti. Ora la regia magari ci manderà anche delle ispezioni, insomma siamo reduci da due partite. Da due partite che voglio commentare con i nostri ospiti. Si conclude martedì il calciomercato molto importante, Aurelio dato al Palermo, quindi una cessione importante, no? Per il Pontedera, voi come la vedete? Ma è stata un'operazione che dai più è stata descritta come una cosa fuori dal comune, perché a quelle cifre lì in Serie C insomma non era molto difficile che una società insomma mettesse tutti quei soldi per un giocatore di Serie C. E il nostro direttore Zocchi è stato molto competente, molto bravo, è riuscito a
a piazzare questo, questa giovane promessa, e abbiamo avuto riscontro anche dei nuovi arrivati che si sono subito comportati nel miglior modo possibile. Uno è andato a segno, l'altro è uguale, lo stesso. Uno non ha giocato, comunque insomma avremo tempo per vederli all'opera tutti e tre, insomma. Perfetto, grazie. Te invece che dici in questo aperi party che si fa, insomma, le tre comari che si parla di questo Ponte d'Era? Va. Le tre comari chi sono? Le tre noi comari. Siamo tre comari. Ah, voi no, grazie, grazie. No, siamo grazie. Diventati tre uno, comari che ora si incomincia a spettacolare. Uno potrebbe pensare che, no, invece non siete voi. No, grazie, grazie, no, è la Rebecca che fa i servizi all'esterno. Certo. Ok, va bene. Niente, come diceva Stefano, veniamo da due belle partite, Siena e domenica in casa con l'Alessandria, belle partite con due buoni risultati, belli davvero, niente, andiamo avanti. Io dico sempre a chi mi circonda, stiamo sognando per arrivare, diciamo, a un risultato storico per la nostra città. La Serie B, lo dico, ma possiamo sognare. Non è tabù la Serie B, come proprio Serie B, allarme nucleare globale. È un sogno che uno, io tantissimi anni che vado allo stadio, in tanti anni ho visto tante bellissime imprese di Granata, tantissime, e ci è rimasto questo sogno qui, che abbiamo qui, nella mia testa, e lo esprimo. Sono già, allora, quando ero ragazzino, adolescente, e c'era la famosa C1 e C2, per il Ponte d'Era tutto sommato era un'impresa andare in C1. Infatti regolarmente ci siamo andati tipo tre volte, regolarmente capolino in C1 e poi tornavo regolarmente in C2. Ora da tendenzialmente una ventina d'anni a questa parte, 15, insomma, siamo stabilmente in quella che era la C1, che è cambiato. 10, 20 sono tanti. 10 anni. 10 anni. Anni. Sì, okay. 20 sono un po' troppini. 2013. Poi ti interrogo a fine delle trasmissioni. No, sono pochissimo preparato. E quindi siamo stabili lì, Lega Pro, e ora si comincia a sognare. Io dico sempre sogniamo. Qualche non ci costa play-off, niente. Spessissimo nei l'abbiamo play-off. Abbiamo fatti, sì, importanti. L'appetito viene mangiato. Bravissimo, sono d'accordo. E speriamo poi quindi, insomma, arrivare, non rimanere con l'appetito. Speriamo di no. Intanto di fare un bel playoff, poi vediamo, dai. Intanto c'è da arrivarci ai playoff. Sì. E le presupposti ci sono, i punti ci sono, lo stesso. Abbiamo la possibilità di fare il miglior campionato degli ultimi anni se continuiamo di questo passo. Si può dire che il sogno continua, quindi, da essere un po' caduti, no? A gennaio questo sogno sta continuando, si è riagganciato. Sì, si è passato un periodo un po' così, due pareggi e due sconfitte, ora piano piano si ricomincerà a vincere. Però siamo tutti bravi, siamo tutti ganzi, si sta vincendo, no? Ma contro il Siena... E un gol al 95esimo e la partita. E gol al 95esimo, ricordo, con l'espulsione di Castoro, che subito al Ponte d'Era ha saputo cogliere la palla al balzo, no? E segnare. Secondo voi è stata una partita da dire siamo tutti bravi? C'era da migliorarsi un po', si era presa sotto gamba. Si è rischiato, Va bene, ora non più di tanto, secondo me. Non è che ci hanno preso e ci hanno messo lì, ma hanno fatto la loro partita, ci hanno messo un po' in difficoltà, ma insomma al secondo tempo siamo venuti fuori noi, e, insomma, abbiamo avuto non tantissime occasioni, però li abbiamo tenuti lì, e poi vabbè, abbiamo avuto la fortuna che sono rimasti in 10, ma comunque stanno passando, la ricerca ha mandato le immagini. Sì, diciamo pure che nel secondo tempo il baricentro si è spostato, quando sono rimasti indietro. Secondo tempo abbiamo dominato noi fino al pareggio, fino in fondo. E il pareggio è giusto. Si può dire che il pareggio è stato giustissimo. Ecco, comunque, invece, io prendo sempre il Malox quando gioca al Ponte d'Era,
mi dovrà passare una farmacia al Ponte d'Aracalcio. Invece, contro Alessandria, io ho respirato un clima di squadra. L'ho respirato io e basta, un'intesa, ad esempio, catanese, ianesi. Ho avvertito gruppo, me l'ha fatta a me e basta? No, diciamo che gruppo c'è sempre stato. La partita, la nostra regia ce la sta mandando. Belli che sono, vedi quei colori, belli, bellissimi. Il gruppo c'è sempre, poi i nuovi mi sembra si siano integrati alla perfezione. Si trattava solo di... cioè, praticamente l'Alessandria non è che ci abbia messo poi in grande difficoltà, ha avuto quelle due occasioni negli ultimi 10 minuti, poi abbiamo sempre tenuto palla noi, abbiamo avuto diverse occasioni con Catanese, con il nostro centravanti, insomma, e si può dire che è stata la prima vittoria non di misura, via. Ma di tacco! No, nel senso, si è vinto 2-0, non si è sofferto più di tanto. Bravo. Di solito si vinceva sempre 2-1, 3-2, 5-4, insomma, sì. Sempre con un gol di scarto. Questa volta invece non c'è stato questo patema fino alla fine, insomma, siamo stati un po' più tranquilli gli ultimi 10 minuti, diciamo. Via. Senti, visto che abbiamo ora parlato di queste due partite, io vorrei far conoscere ai nostri spettatori a casa, che ringrazio che ci hanno seguito anche l'altra volta, e spero che l'amore per la nostra trasmissione prosegua, anzi si moltiplichi. Ci parli un attimino di questo club Gino Baldini, club storico di Pontedera. Senti, il club nasce come bar Baldini, nasce nel lontano 79, ai tempi che c'era il presidente Bacci. E contava già allora, insomma, centinaia di iscritti e diversi consiglieri, insomma, che erano anche nel consiglio del Pontedera. E poi piano piano è andato trasformandosi e nel 2013 è stato intitolato alla memoria di Gino Baldini, babbo di Luca, che è venuto a mancare improvvisamente. E da lì piano piano si è cominciato, si è organizzato diverse cosette, ora si cerca di andare il più possibile in trasferta, sempre compatibilmente col lavoro, con gli impegni di famiglia, insomma, con queste cose qui. E purtroppo a me personalmente il sabato mi penalizza un po', sicché posso solo andare la domenica. Comunque, queste, insomma, si immagini cerca... che sta mandando la regia sono di quel tempo laggiù, dell'inizio 1979, quando abbiamo proprio inaugurato il club. Sì, mi ricordo, io 79. Ero in bottega del mio babbo di parrucchiere lì accanto. Quindi bravissimo, sì. Proprio accanto lì dove aveva il parrucchiere tuo padre, c'era questo club, e la nostra storia parte da lì, diciamo. Siamo stati qualche anno, siamo stati fermi. Dove c'era la Fufi, ora si fa questa Marcord. C'era la Fufi, che era un negozio di bigiotteria, profumeria. Cioè, e poi c'è venuto questo club, sì, del Baldini. È passato qualche anno, ma siamo sempre con la fede granata addosso. Senti, qualche aneddoto di questo club che si può raccontare, che non ci denuncia nessuno, che nessuno... Niente di particolare, si è organizzato 5 anni fa... Siamo fascia protetta, vero? Capisci perché per quel problema lì. Si è organizzato 5 anni fa la cena dei 105 anni, invitando, si fece proprio lì all'Oltrera, si fece, invitando anche diversi giocatori, fra cui quelli diversi del 94, quando c'è stato l'anno famoso di D'Arrigo, con Moschetti, Allori, poi venne Caponi, c'era Trevisan, c'era un sacco di ex Staccioli, un grande che ci ha lasciato poco tempo fa, un grande centravanti degli anni 70, della mia giovinezza, e insomma è stata una bella festa passata con questi grandi vecchie glorie granata. È stata una bella serata, bellissima. E vedo lì c'è un libro, 10 anni, in grande questo stile. Libro qui era stato fatto prima un volumetto dei 100 anni, praticamente è il pezzo questo qui più alto, poi è stato aggiunto gli ultimi 10 anni, questo fascicoletto che ripercorre praticamente
La storia recente. La storia recente degli ultimi 10 anni, da quando siamo tornati in C, e insomma stiamo proseguendo su questa quindi strada qui. Quindi un po' la qui. Storia del Ponte d'Era dall'inizio. Dall'inizio era... 1912, eccola 1912, qua. 1912, qui c'è una maglietta storica, un ciampo, eccola qua. Inciampi perché sei emozionata a toccare con questi colori. No, ma soprattutto a me mi cioè, questa roba qui. È bello dietro. Vedete Scipione l'Africano, che poi fu il nipote, nel 146 avanti Cristo. 1912 terza battaglia punica. Per noi è importante perché è la data di nascita allora, della nostra squadra. Allora, però non si va a Pozzacco a Rade del Razzuolo, no? E a spargici il sale, che poi non è vero. Ma perché non conta? No? Noi siamo superiori. Okay. Via, quindi, su. Poi questa se è la maglietta del passato, insomma. Ecco, via. Poi se vorranno venire in trasmissione, anche se sono ponzacchini, li disinfetto un po', ma l'accetto, ecco. Sì. Non sono razzista, fino a questo punto è qui. È un gemellaggio col Pozzacco? No. No, è impossibile. Non esageriamo. Ma insomma, Maurizio, ma me lo dici brava, ma lo vedi che ti ho portato stasera? Questi sono pilastri, sono memorie storiche. Cioè. Perché vuol dire che siamo vecchi, Susanna? No, che no. Detto no. Così, insomma, ora me l'ha detta un pochino così. No, perché avete fatto veramente... voi come la noi storia c'è tante di questa altre persone, altra gente, è una storia bellissima la storia granata. Certo, è una storia che va condivisa anche con le altre squadre del territorio. E qui i registi girano intorno le patatine. Fanno l'aperitivo anche loro. Happy hour a Rete Valdera, così c'hanno il classic. A me, a parte come tutto. Come mai non ci sono le tribune piene? Parlo da profano, io sono uno di quelli che ci vengono 2 volte l'anno, 3, ora un po' di più, ma insomma, come mai a Ponte d'Era professionisti... un seguito straordinario, perché il Ponte d'Era, parliamoci chiaro, sì. Il Ponte d'Era calcio e i professionisti vuol dire una massa di ragazzini, di squadre e quindi poi anche di attività, di lavoro, di benessere che circola, non è solo, no, voglio dire, oltre a uno sport è diffusissimo, quanti sono, mi chiamai in puntata un paio d'anni fa d'estate, parlò di circa un movimento di 600-700 sono tanti, ora di preciso insomma, non so dirti, ma... Però fra il Romaiano, Oltrera, Pardossi, un giro di ragazzi non indifferente. Quindi, esatto, no? Che quindi vuol dire... Una cosa che gestire tutta una situazione è bello, ma è poi anche pesante, sotto tutti i punti di vista. No, io lo dico sempre anche ai ragazzi, c'è un bambino che gira nel nostro centro sportivo, è una bella storia, c'è un bambino che mette una maglia granata addosso, è sempre una bellissima cosa, c'è, siamo dei professionisti, a volte io vado anche col pulmino, no, a prendere i ragazzi e montano sul pulmino e mi dicono ma io so per il Pisa, sì per l'amor di Dio, Pisa, Livorno. Però ricordati che un senso d'appartenenza bisogna averla. Indossi la maglia granata, è una società professionistica, bisognerebbe un pochino di senso d'appartenenza averlo. No? A quest'ora solo... la regia ci manderà, ho fatto un servizio sabato con allenatore dei Pulcini, quindi Pulcini credo siano, ma aiutatemi, 10 anni, 9, 10 anni. Elementari sono, i Pulcini sono elementari. Sì, sì, sì. Insomma, ora, sì. Poi, scusa se mi intrometto, abbiamo... Sei a casa tua, sei a casa squadre, tua. Sì, a livello professionistico, cioè abbiamo gli allievi nazionali che sono secondi, abbiamo i giovanissimi nazionali che sono terzi, diciamo... E poi abbiamo la Juniores, che anche loro stanno facendo un bel campionato sempre a livello Ponte d'Era. E poi abbiamo la Primavera, che era partita un pochino male, ma ora si è ripresa. Le ultime 3 o 4 partite ha fatto 3 vittorie e 1 pareggio, se non sbaglio. È stato era la mezza stagione. E questa rondine non faceva Primavera. Diciamocelo. Abbiamo incontrato il nuovo allenatore. Bravissimo! Fresco, fresco in arrivo da Guardiola. Una roba del genere. Abbiamo Sergio. Gianni a Barcellona. Abbiamo Sergio.
Capita che si vede. Eccolo qua, si chiama Sergio? No, questo no, è Pellegrino. Pellegrino? Sì, nuovo allenatore della primavera. Sergio Pellegrino? Sì, sì, Sergio Pellegrino. Sì, sì, sì. Sì, pensavi fosse Guardiola, no. Pensavi fosse Guardiola. Cioè, qui il maiale sogna grande, noi si sogna grande. Sì, è arrivato un ragazzo che viene dal nord, sud, a Milano, mi sembra, un paese dell'Inter da milanese. Problemi di daltonicismo, no? No, no, per non confondere con altri colori similari che non si possono. L'amaranto. Bravo. Per non dire... No, mi hanno subito... è un tabù assoluto. No, 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 mi hanno subito... Va bene. Non ti ci provare. No, 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 ci manca granata. Granata. Sei andato in Spagna a fare? Sono andato, ho fatto 6 stagioni dove ho preso i corsi, cioè ho fatto i patentini per il corso allenatore. Come mai in Spagna e non, che so, a Coverciano dintorni? Così apriamo un grande capitolo, perché purtroppo non avendo giocato a calcio a livelli professionali, non ho il punteggio per fare il patentino, quindi ho deciso di lasciare tutto, andare a fare questa esperienza e in Spagna mi hanno dato la possibilità di formarmi dalla licenza base fino a quella che ho attualmente, quindi è anche un percorso di vita diverso. Quindi in Spagna è possibile accedere ai corsi per allenatori con più facilità rispetto all'Italia, sì, non avendo avuto un percorso, sì, di, sì, calciatore, esatto, di livello. Esatto, perché hanno un sistema diverso e quindi permettono a chiunque di poter fare questi corsi. E devo dire che è stata anche una possibilità di fare una formazione culturale, sai, un'esperienza di vita diversa. 6 anni comunque è un periodo importante. Sono tanti, tante stagioni, e... però volevo imparare qualcosa di diverso. Quindi sei già capace di dire le differenze fra l'approccio al calcio in Spagna o in Italia? Eh? Sì, beh, c'è... ma soprattutto in livello giovanile c'è un approccio... No, perché io parlando con Sergio, io ho avuto questa esperienza a Barcellona, e quindi no? Sì, vero, vieni, effettivamente sì, regionale di Cantera. È stato 4-5 no? anni a Barcellona. Esatto, questo approccio, no, spagnolo, che ero curioso di sapere, tout à fait différent, direbbero invece al Paris Saint-Germain, completamente diverso da quello italiano, quindi magari porterà queste novità, no? Questo approccio, speriamo, insomma. No? Speriamo, dai. Hai imparato un po' di spagnolo mentre parlavi con l'allenatore? No, perché parlavamo in, sì, in italiano, in Ponte Teresa. No, con la S finale. No, Pregos. Pregos. Grazie S dell'intervistas. No, no, tra l'altro era entusiasta, insomma, di Ponte d'Era. È anche carino. Raccolto, senza retorica, insomma. Sì, era, sì, veramente, sì. È stato subito catechizzato, infatti l'ha detto, sul amaranto è un'altra cosa. Certo che sì. Subito, cioè, quello è importante. Un po' di campanilismo, però. Esatto. Meglio. No, granata, amaranto, vabbè, più o meno. No. No, no, no. Amaranto, un'altra cosa. Colore granata è una cosa e colore amaranto è un'altra. Comunque, ritornando a questi spalti tutti granata, come mai? Questo dispiace. Dispiace perché ora sarebbe il momento di che la gente si riavvicini un pochino, perché la squadra sta andando bene, sta avendo risultati. C'è, diciamo, una società nuova, nel senso col direttore sportivo Zocchi, gente nuova, e niente, non capisco. Io torno indietro negli anni, quella grande di Natale l'ho vista piena, vederla così. Di che anni si parla? Si parla 93-94, si parla, io se no torno ancora indietro, gli anni 70-80, la grande di Natale era piena, prima... Sicuramente quando c'era, forse negli anni, mi ricordo anche io, quando c'era questa, il derby col Ponzano. Quello è sempre ora... stato, sì. Però c'era, specialmente l'anno che abbiamo vinto il campionato, che abbiamo vinto anche con la nazionale, nel 93-94, la Grandinata era piena, qualsiasi c'era partita. C'era Casabella all'epoca? Eh? No. C'era Casabella all'epoca? No, Presidente. Bacci, No, era Baracchini. Era Bacci, Baracchini. C'era negli anni... Luciano, sì? Sì, Luciano, c'era Luciano Presidente. No.
E negli anni Bacci c'è stato fine anni 70, tempi del Piovanelli, questa gente qui, questi giocatori qui, che abbiamo avuto due promozioni una dietro l'altra da, e siamo andati in Serie C per la prima volta. Insomma, è stata una bella storia anche quella. Cioè si parla nel tempo, poi abbiamo avuto il 93-94, ora abbiamo avuto anche la storia recente, negli ultimi 10 anni è stata una bella storia, nel senso. Vabbè, 10 anni consecutivi, 11 anni in Serie C. Non solo, ma... con bellissimi risultati nei play-off, Coppa Italia 4 volte se non sbaglio, no? Sì. 4 volte Coppa Italia. Senti Stefano, ma io voglio sapere anche da te come vedi queste tribune vuote, perché nel club che te diciamo rappresenti abbiamo degli ultra ottantenni che col freddo, col ghiaccio sono sempre presenti a tutte le partite. Spero che altrettanti babbi facciano come me, insomma. Manca il campanilismo, quindi sta andando un po' a morire poi questo. Poi anche abitudini diverse, cioè nel senso, ora con tutte le televisioni che ci sono, uno sta seduto a casa senza prendere freddo, guarda la televisione. Anche il Montagnani ha detto una cosa simile l'altra volta quando è stato invitato, sì. Sì, in questi 20 anni, quando, come dicevo Oriano nel 93, vabbè. I risultati naturalmente aiutano, e se la squadra continua così, piano piano, insomma, un po' più di gente, io spero che ritorni, insomma, che ritorni almeno come quando si è giocato col Monza, non so se ve lo ricordate, certo. Insomma, che la mezza gradinata almeno, insomma, era abbastanza piena, via, diciamo. Anche contro il Pisa, mi ricordo, quando si presentò Gattuso, Pisa, insomma. A proposito di gente, insomma, sugli spalti, no? C'è l'intro della nostra De Becchina che prima della partita intervista i tifosi. Sentiamo un po' il morale. Diretta Facebook, lei è tifoso del Pontedera o dell'Alessandria? Pontedera. Pontedera, da quanto tempo che viene allo stadio? Salve, una domanda, sono in diretta Facebook, lei è tifosa del Pontedera o dell'Alessandria? Del Pontedera, mi fa certe domande. Scusi, però io, siccome io sono bravissima a beccare i tifosi ospiti, se c'è un tifoso ospite l'ho intervisto. Ecco, comunque, quanto è che viene allo stadio? È una vita. Accanita, tifosa del pallone. E il mio marito che è qui dietro. No, l'ho già intervistata, è già passato. Più tifosa lei o il marito? Il mio marito è stato anche presidente. Ah, allora... però volevo sapere, con l'arbitro com'è? Si arrabbia o...? Dipende da com'è. Yeah, speriamo bene oggi, sì, Grazie, gentilissimo, arrivederci. Ecco, quindi, non ci sono tifosi, però ci sono questi... Insomma, uno non se l'aspetterebbe. Lo zoccolo duro c'è sempre. Nonna Belarda, così. La signora Franca, insomma. Noi intanto si sta continuando l'aperitivo, non so se lo vedi. Sì, vedo. Il nostro aperitime, noi, se perde il Pontedera, si beve per dimenticare. Se vince, si festeggia. C'era una pubblicità. Ogni scusa è buona. Stesse Fischella, ma c'era una pubblicità. Stock 84. Minuto, che forse ce lo ricordo. Tipo, se la vostra squadra del cuore... ha vinto, festeggiate con Stock 84. Se la vostra squadra del cuore ha perso, consolatevi con Stock 84. È così, uguale. Cioè, noi, c'era, no? Tutto il calcio minuto per minuto. Mira, della radiofonica, no? Tutto il calcio minuto per minuto, insomma. Altri tempi, dai. Sì, vabbè. Vogliamo un po' parlare del settore giovanile, che te sei il dirigente, accompagnatore. Sì. Io stando con i ragazzi sto bene, anche nonostante l'età, stando con loro mi fanno sentire ancora, diciamo, attivo. Una bella... Risultati, così sognano anche a casa. Risultati. Prima, no? Allora, diciamo, i giovanissimi nazionali hanno vinto 4-0 col Montevarchi. I giovanissimi nazionali sono quelli che fanno il campionato parallelo al Pontedera, no? Sì, all'incirca, diciamo, meno, sul piano, si incontra, okay. Diciamo, le squadre si centro Toscana si equivalgono più o meno con quelle del girone. Bravissimo. E poi ci sono gli allievi che hanno vinto 4-2, sempre con Montevarchi. Poi c'è la juniores, hanno vinto a Mezzolara 4-0. E la primavera era ferma per riposo, ma la domenica prima aveva vinto 2-0 a Trento, una bella vittoria esterna,
bravissimi ragazzi. Perché gli spalti durante, io li seguo abbastanza, durante queste partite dei allievi nazionali, giovanissimi nazionali, sono quasi più pieni, cioè, sì, è vero, è vero. Prima squadra. Nella tribuna è sempre più, c'è tanta gente, poi genitori, nonni, tutto, c'è un giro di familiari importanti, capito? Niente, fa piacere, fa piacere. Bene. Sentite un po', qui c'è un'altra domanda. Dimmi. Sempre secondo voi, poi sicuramente li vorrò in trasmissione, se vorranno venire. Queste società che sono parallele all'Oltrera, no? E alla Scuola Calcio Pontedera, come mai stentano un po' ad accettare il Pontedera come prima squadra? In che senso? Nel senso che sono un po' acidi in questo settore, no? Questa è una bella Eppure domanda. Eppure la maglia è una, Granata siamo tutti, e la maglia della prima squadra la dovrebbero indossare dalla Stella Azzurra alla Bellaria, all'Oltrera, cioè i bimbi quando vanno a giocare il mio sogno sarebbe che tutti indossassero la maglia Granata. Tutti bisognerebbe dalla Bellaria all'Oltrera, alla Stella Azzurra, Pardossi, andare allo stadio. Come mai invece c'è sempre un po' questo non so che? Ora tanto io lo voglio in trasmissione, perché perlomeno se c'è da discutere si discute in famiglia, no? Perché poi il Pontedera è una grande famiglia sotto la maglia Granata, sicché si lavano panni sporchi in famiglia. Posso dire una cosa? Certo, devi, no puoi, devi. Quanto chiacchiere? Chiacchiera troppo. Boia. Sì, allora, ha vinto il Pontedera, sono accelerata. Tornando dietro gli anni mi è venuta in mente una cosa bellina. Nel senso, 93-94, ritorno lì perché è stato un campionato importante, e mio figliolo giocava nella Bellaria Cappuccini, no? Giocava nella Bellaria Cappuccini e la sua squadra andò a fare il raccattapalle con la tuta della Bellaria. Quando Cecchini segnò il gol della vittoria contro Livorno, se vedete le immagini vecchie, i ragazzi che andavano a abbracciare Cecchini erano con la divisa della Bellaria. Cioè questo ti segna, cioè voglio far capire l'appartenenza. Un bimbo gioca nella Bellaria, io prendo l'esempio mio personale, gioca nella Bellaria, va a fare raccattapalle alla prima squadra del Pontedera e va con la tutina della Bellaria. Cioè ora parlando di questa cosa mi è venuta in mente questa situazione. Però è rimasto questo imprimatur d'appartenenza, insomma. L'appartenenza, no? Deve, ecco, facevo il discorso che facevo. Il senso d'appartenenza è importante per i ragazzi del territorio Trigiaia. Ora, l'altra domenica siamo partiti per Gubbio, ora voglio raccontare, posso? Devi, no. Sei a casa tua. No, questo... allora ci siamo entrati in una cosa, no, che... No, sei a casa tua, andiamo. Siamo partiti... avete finito? Sì, certo che sì. Si beve, si mangia, la terza non si dice, fascia protetta. Insieme... Soprattutto non si fa. No, bravo. Insieme al nostro direttore generale Paolo Pastacardi abbiamo fatto una cosettina bellina. Siamo partiti per Gubbio, trasferta per Gubbio. Una pasticceria di Pontedera, la signora lì di fronte alla chiesa di San Giuseppe, non mi ricordo il nome, scusate, ci ha offerto la colazione a tutte e due le squadre. Cioè, la squadra, prima di partire per la trasferta, è stata una cosa bellina. La Crespina. Cioè, non mi ricordo come, vorrei sbagliare il nome. Ci ha offerto la colazione a tutti i ragazzi e allo staff. È stata una cosettina bellina. Cioè, la squadra parte per la trasferta, va a fare colazione prima della partenza in un negozio di Pontedera. Sarebbe un'iniziativa bellina farlo anche con altre persone, cioè vedere i nostri colori a giro per la città. Cioè in ma io ci vado, se me lo dici ci vado, metto la maglietta a Manato, metto la maglietta Granata, domenica vado alla Crespi, c'ho la magliettina Granata, Crespinina, cioè, è ragione. Però comunque, è per una me... cosa bellina questa, no? Nel senso, una signora che ha offerto la colazione a questi ragazzi per la trasferta, bello. Mi è certo, piaciuta certo, quella certo, cosa. Fa comunità, ah, è vero. Fa senso l'appartenenza, fa vedere i ragazzi che indossano la maglia Granata a giro per la città. Oriano, posso dire una bestemmia? No, comunque, no. Secondo me, meglio la maglia Amaranto che i colori del Pisa.
per quanto mi riguarda, vedi che una bestemmia. Ferma, no, no. Bravo, no. Campo minato, cambia argomento. No, non tocchiamo questo, non va bene così. Va bene, allora, Pisa non ci dà a noi, Pisa è una realtà diversa dalla nostra. Qualcuno alla regia dica alla Susanna che non siamo da Biscardi qua. siamo una trasmissione di Amicis. Ecco, bravo, cioè, bravo. No, non tutti sono buoni, d'accordo, tutti Susanna. Bellini, tutti cose, non siamo da Biscardi. Pisa è una realtà diversa. A proposito di Biscardi, insomma, mi è scappato. Morto Biscardi, a proposito, sì. Morto, sembra di sì, mi sembra di sì. Sentiamo un po' l'allenatore a caldo dopo la partita, il suo commento, intervistato dalla nostra Lebecchina, cioè la terza grazia, regia, ho messo nel panico la regia, ma arriva no, da qualche parte Rebecca, è un Rebecca. Intanto apri e poi si guarda, insomma. Menzi, aspetta, allenatore. No, siete in onda, che fate? Scusa. Io stavo facendo dei continuati, la fuori fisico, avete pensato? Non si stava mangiando e si parlava del nostro allenatore, che è un figurino. Figurino. È un bel fiore. Sì, Sono una partita di buon livello, siamo stati molto concreti, che è la cosa della quale avevamo bisogno, e soprattutto non abbiamo preso gol dopo tante partite che prendevamo gol. E poi soprattutto una squadra giovane con dei giovani promettenti, quindi si può ritenere molto soddisfatto di questo mercato. Credo che il core business del Pontedera sia rimanere in categoria, cercare di arrivare più in alto possibile e lanciare dei giovani, quindi siamo assolutamente in linea con quella che è la filosofia del club. Bene, perfetto, grazie mille, lascio andare, è stato gentilissimo come sempre. Arrivederci. Eccolo qua, quindi parlavamo del... Parlavamo che è finito lo spritz, per favore, ce n'è un altro, per curiosità. Vado a fare la... Perché l'abbiamo nascosto. Ok. Però anche nascosto è finito. Ah, proprio, ok, bene. Va bene? Sì. Grazie. Guardate lo champagnino voi, Sì. Champagne alla terza. Lo champagne è quando si va in Serie B, o perlomeno per i playoff. Cominciamo prima, poi, non è che... No? Ci si organizza. Com'è questo allenatore? Da quant'è che è al Pontedera? No? Cioè, so che... Chi vuole di io, voi due? L'allenatore è sempre lì, diciamo, al centro sportivo, una bravissima persona. Viene da Milano, bravissima persona, è sempre presente, anche con ragazzi si fa vedere spesso nel centro sportivo. È il primo anno al Pontedera? No, sì, il primo anno a Pontedera, lui ha sostituito Catalano dopo qua 7 giornate, ma una persona stupenda, bravissimo, si relaziona molto con i ragazzi, anche che è bello vedere un allenatore della prima squadra che sta con i ragazzi, è una bella cosa, a me piace molto, bellissimo. Bene. Condividi, Stefano? Sì, in pieno, è venuto, si fece un incontro anche con Zocchi lì al bar, venne lui. A ottobre, se non sbaglio. Sì, ottobre. era pochino che era venuto in carica. Lui, Zocchi e poi anche il direttore generale Dulci. E poi sono venuti anche alla scena degli Ultras, non so se è capitato anche te. Io ero a lavoro all'Oltrera, no, per fare pubblicità, ma ero di là. Sono passati anche di lì, sono stati carini tutti e tre, insomma, sono delle belle persone, dai. Si può dire che sono entrati subito in sintonia, sia con la società proprio... che con i tifosi. Perché come diceva anche Ducci, il rischio col fatto che specialmente lui ha sempre lavorato in categorie superiori, il rischio era quello di non essere all'altezza, ma di non conoscere la categoria, per cui si è affidato a Zocchi, si è affidato e ha dato pieni poteri per quanto riguarda gli acquisti, eccetera, e per cui, insomma, ha fatto una scelta azzeccatissima, dai. Sì, anche qui si arriva a sensazioni, come secondo me il Pontedera è un gruppo, finalmente. Ho la sensazione che chi ci dirige, dall'allenatore al direttore sportivo, sono i primi tifosi veri. Cioè, non è soltanto un discorso di stipendio, ma un discorso di cuore. Io li vivo, vedo come soffrono, come si preparano durante le partite allo stadio, e penso che la nostra città
no, non poteva curarsi persone migliori. Poi, a prescindere dal risultato, che quello non dipende solo da noi, sicuramente a livello umano stanno dando tanto al territorio. Sì, ma poi la tifoseria penso l'appoggi in pieno anche negli anni, quando c'è stato sia Indiani che Maraia, nonostante periodi brutti, insomma, nel senso 3 o 4 sconfitte di fila, la gente allo stadio andava comunque. Mi ricordo anche anni fa, quando ci fu una partita a Prato, che loro erano penultimi, loro erano ultimi e noi siamo penultimi, insomma, si parla delle prime giornate. E anche lì, insomma, un po' ci si mosse, un po' si andò, c'era un bel gruppetto, almeno una trentina c'era, insomma. Questo Ponte d'Era che ora è sesto in classifica. Come squadre toscane siamo la più alta, o sbaglio? No, non sbagli. Siamo... Anche no, questo è un successo, cioè, sì, io sono molto contenta che siamo sesti. Doveva essere, insomma, un anno interlocutorio, si può dire, col fatto società nuova, tutto nuovo, sono rimasti solo 5-6 giocatori, poi sono cambiati tutti, per cui, insomma, i risultati vanno molto oltre le aspettative di inizio anno, insomma, via. Stanno facendo più di quello che ci si aspettava, insomma, e la tifoseria è molto, molto, molto unita e li sostiene sempre e comunque, anche in posti lontani, insomma, anche se siamo pochi, se si va in pochi, insomma, quei pochi vanno comunque. I tifosi vanno ringraziati, perché i tifosi sono veramente un uomo in campo in più, si può veramente dire. E mi dispiace che a volte alcuni di loro, diciamo, escano un po' dalle linee, perché non rappresentano la città e soprattutto non rappresentano se stessi, perché i nostri tifosi sono veramente sostenitori in primis della squadra e della città. Ma che pesantezza, ci vuole un po' di Rebecchina, aiuto Rebecchina, regia. Ho riniziato la diretta, sono qui con un tifoso storico e anche il primo sponsor della nostra trasmissione, grazie Graziella e grazie al calcio. Oggi è soddisfatto. Grande Ponte d'Era, veramente una bellissima partita giocata perfettamente da Granata e giustamente vinta per 2-0. Bene, bene, sono contenta e quindi avanti tutti, andiamo con la prossima. Ora la squadra sta festeggiando prima sotto la curva oltraria, sotto la tribuna. La vedo molto soddisfatta, sono contenta. Bene, mi raccomando, ci segua lunedì sera 20:45. Grazie mille. Sicuramente. Grazie. Mau, allora, questa partita ti è piaciuta? Sì. Gli ultimi 10 minuti entusiasmanti. Dai, non lo dire. Ha risultato acquisito poi, insomma, c'è nemmeno il patema d'animo, no? Insomma, no. Bravo, hai ragione. Io invece no, sono stata, guarda, lì con i miei amici, ora non si vedono. Ti hanno adottato, dicevi. Eh? Sì, mi hanno adottato, davvero. E ora hanno detto, mi aspettano anche sabato prossimo. Per te ho fatti, Bene, quindi niente, non è arrivato lo champagne. Vedo, non è arrivato niente, ma te cosa stai facendo? Con le faccine così. Te cosa stai facendo? Mi sto ammirando. Guardi i miei occhi che sono belli. Esatto. Si dice qualche novità per la prossima puntata, ad esempio. Lo dico a chi mi segue a casa, non a te, guarda. A me no. No, a te no. Vado via, angolino buio. Te vai via, Sky, ti mando via. No, siccome questo è un aperitime del calcio, tutti possono partecipare anche da casa, tramite un messaggio su WhatsApp o tramite una telefonata in diretta. Provvederemo a mettervi il numero la prossima volta. Per idee, pareri, questo deve essere un... Soldi. Bonifici, ce ne è sempre bisogno. Qualsiasi persona che voglia dare un contributo a livello sia economico che psicologico a Susanna Guidi può rispondere anche al numero. Anche il contributo psicologico, secondo me. A parte tutti gli scherzi, questo angolo deve essere aperto a tutta la città e anche fuori dalla città. Chi vuole potrà chiamare e mandare messaggi che verranno letti in diretta. Perché l'angolo? Secondo me era fallo.
Era angolo? Quale tipo di fallo? Quello in campo, sì, che quello, a volte fanno quello, Nicastro? Quello che ogni tanto fanno Nicastro, sì, va bene, va bene. Sì, sì. Caro ragazzi, anche, poi sono anche tutti belli i calciatori quest'anno. Cioè, questo va detto, ne parlerò con Rebecca. Sì. Quest'anno ci sono dei calciatori che, oltre ad essere bravi, sono anche belli. Okay. Poi si dice perché le donne seguono il calcio. C'è uno che dice, è più bella che intelligente, lo disse uno a una un po' di anni fa. Non è questo il caso, insomma. Ci vorrebbe Bosco per questo tipo di commenti, però andiamo avanti. Te sei meglio di tutti, altro. Sì, vabbè. Sono anche inquadrato, guarda, non vedo la regia che mi inquadra. Bene, salutiamo? Salutiamo, sì. Allora ci saranno queste novità la prossima settimana. Salute alle Grazielle, una assente, quell'altra presente. Ciao, grazie a Grazielle, grazie al calcio. Grazie al calcio sono io. Specifico al calcio. Ho fatto la grazia. Sì. E grazie alla Madonna, la grazia ce l'ha fatta al Ponte d'Era, che ha tinto di color granata la settimana in tutti con i settori. Chi giochiamo al prossimo turno? È altro derby, altro derby. Con la Carrarese. Quindi. Alle ore, Oriano? 14.30. 14.30 a Carrara, suppongo. No, siamo nuovamente in casa, sì. 2 al Mannucci. La Carrarese è sotto di noi, noi siamo sesti, quindi tutto a gonfie vele. E tutti in tribuna. È in gradinata. Riempiamo la gradinata, tutti allo stadio, grazie.